Even Venus and the full moon shining sun rock, I think of you at 3 o'clock. Questa era finalmente Tu in inglese, perché l'abbiamo scritta prima in inglese, rifiutata, poi in italiano, rifiutata anche lei. Finalmente Tu, come mai, hanno ucciso l'uomo ragno, solo per citarne alcune, canzoni inizialmente rifiutate dalle case discografiche e poi divenute successi assoluti. Come nella storia di tante band famose, anche l'avventura degli 883 è partita con delle porte in faccia. Vi hanno paccato lo sfottò che Max e Mauro hanno dovuto subire da qualche amico prima dell'incrocio con Claudio Cecchetto. Un incontro non casuale, ma fortemente voluto da Mauro Repetto. Quindi sapevo che era l'unico che poteva veramente cagarci. Quindi gli portiamo questa canzone a metà tra pop e rock, con i nostri divi dell'epoca, Bassano si può ricordare sicuramente a livello Beastie Boys, quindi Run DMC, questo rap un po' rock, portiamo Non me la menare e lì comincia l'avventura. Max scrive Non me la menare e occupa quasi tutta, sai, lo spazio della cassetta. Quindi io gli dico, ma metti Max e Mauro. E lui mi risponde, no, perché fa molto Bontaleggio Bontazzola. Già quello bocciato, in più non ci stava lo spazio, e poi mi dice, no, ma guarda, c'è solo lo spazio per tre numeri, metto 883. Quindi la prima volta che ci chiamiamo 83 perché Max non c'ha spazio dopo Non me la menare, e scrive 883. Nasce così l'avventura degli 883, una storia partita dalla stanza di Max Pezzali a Pavia, dove si trovavano ogni giorno e prima ancora tra i banchi del liceo Copernico. Mauro Repetto ha voluto sfogliare l'album dei ricordi e mettere tutto nero su bianco nel libro Non ho ucciso l'uomo ragno. Due ragazzi del liceo Copernico che non sapevano cosa fare il pomeriggio si trovavano per scrivere delle cose da ridere, per passare il tempo, per prevedere cosa avremmo vissuto la sera al bar o in discoteca, e per raccontarci e ridere di quello che avevamo visto la serata precedente. Un modo di passare il tempo a partire dal rap fino alla pop, ma veramente solo esclusivamente come due compagni di banco e mai come colleghi, ecco. Il successo degli 883 si lega a doppio filo a Pavia, la città delle due discoteche e 106 farmacie, ma soprattutto il teatro delle loro avventure. I luoghi come la sala giochi Jolly Blue e le persone come Cisco o le tante ragazze raccontate nelle canzoni. Pavia all'epoca, veramente, sicuramente anche adesso, ma aveva un numero di belle ragazze incredibili. E quindi e negli inni positivi come Sei un mito, come mai, così, ma anche negli inni apparentemente negativi come Te la tiri, c'era veramente una voglia di celebrare la bellezza della ragazza pavese. La storia degli 883 si interrompe a metà degli anni 90, ricorda Mauro, ed è una canzone tra le più belle ad annunciare che il loro legame lavorativo era agli sgoccioli. Stessa storia, stesso posto, stesso bar. Capisco che è una figata, evidentemente. Non voglio né la stessa storia, né lo stesso posto, né lo stesso bar. Cioè, volevo un'altra storia, un altro posto, un altro bar. Non ci cerchiamo perché non devi avere il calzascarpe con un amico, non devi fare una cosa forzata, ma quando ci troviamo ti assicuro che sghignazziamo 3 ore veramente, sì. Padrone di casa della serata, il rettore del collegio Cairoli Andrea Zatti, che ha ospitato la presentazione del libro all'interno dell'Aula Magna. Per noi i tempi del liceo Copernico, dell'oratorio San Mauro, del docking, del mulino e del Matisse, insomma una Pavia diversa da adesso e che alcune canzoni degli 883 ci fanno ricordare.